disegno di legge al Senato, alla dodicesima, ripetuta la tredicesima legislatura, per la proprietà popolare della moneta. Questo disegno di legge è fatto di 50 parole, sono due articoli. Primo articolo, 20 parole. All'atto dell'emissione, la moneta nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca Centrale allo Stato. La parola più importante è la parola accreditata, che sostituisce la parola addebitata. Oggi, quando nasce un bambino, appena nato, ho 40 milioni di debito. Perché? Perché è una truffa all'origine. Io ho denunciato per truffa, falso in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio Ciampi e Fazio. E allora sono stato invitato a fare una conferenza all'Hotel delle Quattro Stagioni a Rieti. Ed è venuto il direttore della Banca d'Italia locale, è venuto al microfono. Dico i testimoni, presenti il senatore Natali di Ascoli e il senatore Belloni di Rieti. 200 persone in sala. Viene al microfono il direttore della Banca d'Italia e dice: professor Nitti, le devo fare rimprovero, perché lei ha insinuato che noi della Banca d'Italia siamo dei delinquenti. E ho detto: guardi che è assolutamente falso. Io non ho insinuato, io ho affermato che voi siete dei delinquenti. E se lei si ritiene offeso, lei mi deve denunciare per calunnia. Perché se lei non lo fa, vuol dire che quello che ho detto è vero. Qua la lotta è mortale. O deve andare in galera io per calunnia, o deve andare lei in galera per truffa. Se no è inutile che parliamo dello Stato di diritto. Prendiamo atto che ci troviamo in un regime di usura. Il governatore della Banca Centrale batte moneta con un costo del denaro del 200%, perché ci presta il dovuto, quindi distrugge il 100% di un credito e carica altrettanto il 100% di debito. Questo non è solamente usura, è truffa. E io glielo ho dimostrato, e quando sono stato chiamato dal procuratore della Repubblica di Roma, Ettore Torri, mi ha chiamato, mi ha detto: professor Riti, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, manca il dolo, perché è stato sempre così. E allora ho detto: scusi, e ho detto: eccellenza, prima di tutto faccio notare che la continuazione del reato è un aggravante, non è un esimente, quindi mi dice è stato sempre così. Poi il secondo punto, io ammetto la buona fede, per carità, però dobbiamo chiarire fino a quando non ti ho fatto la denuncia. Dopo che ti ho fatto la denuncia, come la mettiamo? Qua il reato seguita, e io ho fatto la denuncia l'8 marzo del 93, insieme a un pugno di miei studenti. Siamo andati alla Procuratura della Repubblica e abbiamo firmato, perché io penso che la migliore lezione che possa dare un professore ai suoi studenti è l'esempio, e quando uno dà questi esempi esercita la sua dignità, e la dignità gratuita non esiste. Quando io ho fatto la causa contro la Banca d'Italia per avere l'accertamento di chi è la proprietà della moneta, mi hanno dato torto e mi hanno condannato a 10 milioni di spesa, che è stata trattenuta su iniziativa della Banca d'Italia, le spese di causa, sul mio stipendio. Io ho preso il foglio con cui mi notificavano il pignoramento dello stipendio e l'ho messo nella bacheca dell'università, perché ho detto agli studenti: ecco, io pago, perché voglio la proprietà popolare della moneta. È chiaro, la dignità gratuita non esiste. Io mi sento fuori di questo tempo. Ecco perché io ho bisogno di cominciare a lanciare dei messaggi che finalmente possono costituire un'alternativa per le nuove generazioni. Oramai le nuove generazioni, se noi seguiamo così, non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione. Questo avverrà se noi non sostituiremo alla moneta debito la moneta proprietà. Ecco perché noi abbiamo fatto la scuola di Aquila, che si contrappone a Maastricht. Maastricht è moneta debito, noi siamo moneta proprietà. È una nuova scuola che è nata.